partito cosa conta? L'appartenenza, l'identità, il riprendersi sulle strade! Allora, siamo qua in Piazza Stazione oggi per manifestare appunto per lo stupro che è avvenuto poche settimane fa. Riguarda una ragazza di 15 anni. Dalle prime indagini appunto sembrerebbe che siano stati delle persone di colore, dei nigeriani, e siamo qui appunto per dire che soprattutto in questa zona di Bolzano, che quotidianamente avviene spaccio, avvengono aggressioni, questa situazione deve finire. Ho sentito delle donne contestare in questa manifestazione. Da donna dico che sentire quelle parole che hanno detto è una cosa vergognosa. Sono rimasti agli anni 70, devono un attimino anche evolversi anche loro su quelli che sono i temi attuali, che sono l'immigrazione, deve esserci un controllo anche delle persone che sono qui, non solo controllare gli sbarchi e le persone che stanno entrando, ma soprattutto anche cercare di avere un controllo su quello che è l'immigrazione sul posto, perché purtroppo le persone che sono qui sono persone clandestine, il cui unico mezzo per poter sopravvivere è quello di fare furti e delinquenza. Per cui noi chiediamo appunto anche in queste elezioni europee che ci sia la svolta, perché alla fine tutti hanno parlato, ma fatti concreti allo stato attuale non ce ne sono. Mi dispiace dirlo, anche lo stato adesso che c'ha Salvini, quello che sta facendo Salvini è solo un tamponare una situazione, ma non è risolverla.